Com'è composta la 64-8? Ha 8 parti. La prima, oggetto e scopo, indica in quali casi si applica la 64-8. Vengono definite le caratteristiche e le scelte da seguire per la scelta delle apparecchiature degli impianti elettrici. Poi abbiamo le definizioni della parte 2 e questa è una cosa fondamentale. Perché è fondamentale? Perché è giusto evitare che succeda quello che è successo col DM3708. Il DM3708 è il decreto che permette all'elettricista di fare il suo lavoro da elettricista. Questo decreto ha richiesto ben 135 pagine di fogli di interpretazione. Perché? Perché non è stato scritto bene. Quindi avere le definizioni chiare nella norma è una cosa fondamentale. Ad esempio, definizioni come il discorso del pulsante sul neutro. Io mi sgolo, mi sono sgolato tanto dicendo che non si poteva mettere il pulsante sul neutro, ciò nonostante sono stato attaccato per questo. Il mio scopo è semplicemente quello di tutelargli, di spiegargli che non si poteva mettere il pulsante sul neutro perché lo diceva la norma. Mi lascia con la bocca amara. Vediamolo assieme. Questo era quello che diceva la vecchia norma, eh? La vecchia norma diceva: un dispositivo di comando unipolare non deve essere inserito sul conduttore di neutro. Il pulsante è un dispositivo di comando unipolare, non poteva essere inserito sul neutro. Okay? Sappiamo tutti che non è pericoloso inserire un pulsante sul neutro come sbagliare la sezione di un cavo, metterlo troppo sottile, o non mettere il differenziale, o sbagliare il magnetotermico che prende fuoco l'impianto. Okay? Ma il discorso è un altro. Fare qualcosa che è contrario a quello che dice la norma, ma dopo diventa difficile dimostrare la regola d'arte. Quindi, quando io dico un qualcosa, lo dico per fare in modo che l'elettricista possa fare gli impianti tranquillamente a norma, senza spendere di più perché esistono i relè che vogliono il pulsante sulla fase anziché sul neutro che costano uguale, e fare un impianto non contestabile. Una contestazione può portare l'elettricista a perdere in un solo attimo tutta l'autorità che si è creato con anni di sforzi, di duro lavoro, di impegno, di studio, di tentata dimostrazione di professionalità. Arriva una contestazione con un giudice che magari emette una sentenza contro l'elettricista, lui si brucia. Ora, tu vuoi bruciarti oppure vuoi invece avere la tutela della tua figura professionale? Secondo me è giusto che tu abbia una tutela.